Facciamo la conserva di pomodori freschi per l'inverno. Durante la raccolta dei pomodori ad agosto avevo lasciato alcune piantine che non avevano nessun fiore e nessun frutto. Alla fine di ottobre però eccoli qui, grappoli di pomodoro che pendono dalle piante. Sono ancora verdi, ottimi per fare la conserva di pomodori sempre freschi durante l'inverno. Antica tradizione pugliese. Tagliamo i grappoletti interi dal ramo. Io ci lascio volentieri anche un po' del picciolo. Il pomodoro Roma è il più indicato, ma a me è uguale, tanto si mantengono lo stesso. Metto i grappoletti in una cassa di legno e continuo a raccoglierli tutti. Fino a finitura, sempre lasciando un po' del picciolo. Sembravano pochi, però... Sì. Ecco il nostro raccolto. Bello. Ottimo. Adesso andiamo ad appenderli. Esattamente come faceva la nonna pugliese. Pulisco con un panno i nostri pomodori. Mi procuro un asse verticale. La nonna di solito usava lo schienale della sedia. Ed appendo uno spago lungo circa 80 cm e chiuso alle estremità. Vado ad appendere i nostri pomodori e li appendo esattamente con il picciolo dalla parte interna ed il frutto dalla parte esterna dello spago, tranquillamente uno sopra l'altro, esattamente in questa posizione, e continuo ad appendere fino a 10 cm le estremità sopra. Non importa se i grappoli sono più grandi o più piccoli, appendiamoli, ci serviranno durante l'inverno. Ed ecco la nostra conserva. Adesso basta metterli in un posto fresco e buio. Si matureranno da soli durante l'inverno. Piano piano, senza fretta. E noi, in compenso, avremo i pomodori freschi, maturi, durante l'inverno. Facile, no? Vi ringrazio, amici, per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!